Il fatto è. È che la paperetta non si era ancora decisa a tuffarsi nello stagno. Così l'anatra sul bordo dello specchio d'acqua le spiegò con pazienza i vantaggi del nuoto. Ma non riuscì affatto di convincerla, vedendo che con le buone non otteneva nulla, decise senz'altro di spingerla in acqua, senza alcun successo. A quel punto l'anatra, indispettita, chiamò in aiuto il gatto. Il gatto spinse l'anatra che spingeva la paperetta che nemmeno si mosse. Chiamarono allora il cane che spinse il gatto che spingeva l'anatra, che spingeva la paperetta che sembrava incollata a terra. Infine arrivò anche il tacchino che spinse il cane, che spingeva il gatto, che spingeva l'anatra, che spingeva la paperetta, che non si spostava di un millimetro. E proprio quando sembrò che la sua resistenza potesse venir meno, il tacchino incominciò a urlare: "Al lupo! Al lupo!" E tutti si tuffarono nello stagno. No, non tutti. Naturalmente la paperetta rimase al suo posto. L'anatra, il gatto, il cane e il tacchino urlarono: "Buttati, c'è il lupo!" Ma la paperetta non vedeva per niente il lupo. Vedeva un animale grosso, brutto, peloso, le cui intenzioni per lei erano fin troppo evidenti: spingerla in acqua! Il fatto è che al momento non si trovava nello stato d'animo ideale per bagnarsi, così spiccò un gran salto e andò a beccare il naso del lupo. Ci mise tutto l'impegno possibile e il lupo, colta alla sprovvista, ululando, ululando, fuggì a zampe levate. L'anatra, il gatto, il cane e il tacchino uscirono dallo stagno, mogi mogi e grondanti d'acqua se ne andarono via. Ah, il fatto è che era una bella giornata, si era fatta bella e il sole scaldava l'aria. E alla paperetta nulla sembrò più opportuno di farsi un bel bagnetto nello stagno. Ciao!